Salve a tutti ragazzi, siamo tornati su Assassin's Creed Mirage. Siamo a Baghdad. Il nostro Basim vuole far visita. Segui strada. E seguiamo la strada. Possiamo arrivare direttamente all'obiettivo volendo. Voglio seguire la strada. Il nostro Basim voleva rivisitare Baghdad dopo il periodo d'assenza, ora che è diventato ufficialmente un occulto. E quindi niente. Vedremo dove ci porterà questo suo ritornare a Baghdad. Visuale, ce ne vai all'obiettivo perché sennò facciamo notte. Visuale cinematografica, voglio vedere la visuale cinematografica. Ma sai che ho sbagliato tasto? No, è uguale, è sempre così torno. Vabbè. Ah, ho dovuto ne premuto. Ha lasciato una bella cicatrice. Bastava un dito più. Vabbè, non è cambiato niente, assolutamente. Ci rivediamo, Baghdad. Mostrami cosa mi sono perso. Trovo lo studio, intanto il nostro cammelluccio va. Attenzione viandanti! Il capo delle guardie avverte che le strade oltre Baghdad sono battute da orde di banditi. Percorretele a vostro rischio e pericolo. Marhaba, Niaco! Dovremmo essere arrivati ormai! Non succede mai niente. Mi spieghi che vuoi fare? Parcheggiamo qui il cammello. Serve una visione più ampia. Abbiamo fatto.
indugiato abbastanza. Roshan e Fulad attendono il mio arrivo allo studio. Quello che si aggirava nel sud, vicino al monastero delle Vede. Hai perso il senso? Fermo, cuffa, io helpo Tela! E Fusha, è andata l'ombra, lì, uomini. Sarjo il Alfarisia e da ricerca dello studio. Non mi sembra il caso. Alla ricerca dello studio che non trovo.
alla nuova recluta. Qualcuno dovrebbe dirgli di smetterla. Io potrei assassinare, ma non è il caso. Allora, perché io mi perdo sempre? Ok, devo proseguire verso da là. Così questo è uno studio degli occulti. Mi aspettavo un tugurio. Alcuni lo sono, altri vantano superfici dorate. Qualunque sia lo spazio occupato, l'importante è mantenere la nostra segretezza. Qui possiamo stare tranquilli. Trovato qualcosa di utile? Niente che indichi dove si trova lì. In ogni caso, Nur era in contatto con un certo Beshi. Ricordo questo nome tra i contatti più fidati di Ali nel gruppo dei ribelli. Lavora come manovale al Porto Alto. Verifica se è in zona. Potrebbe avere informazioni sulla scomparsa di Ali. Ho trovato qualcosa. Nur ha disegnato una mappa del distretto. Ha indicato la zona delle fattorie a nord. Cosa c'è lì? Sostenitori dei ribelli. Se Nur ha visitato la zona, allora seguiremo questa pista. D'accordo. Non sono indizi chiari, ma almeno sappiamo da dove iniziare. Fulad e io cercheremo di scoprire altro. Sii cauto. Indagini, ma tu indagini, ma stai progressi, vabbè. Posso prendere qua? Ma se sarà pure un luogo da occulti, non c'è niente da prendere. Qualcosa da mangiare, niente. Forse l'oratore di quel gruppo è Beshi. Siamo fatti.
Lavoro con Noor. Lo conosci, vero? Lo conosco. L'ultima volta che l'ho visto fuggiva dalla città. Come sta? Non bene, ma è al sicuro. Quella testa dura. Come devo chiamarti? Basim. Molto bene, Basim. Hai una lama vera oltre a quel coltello da burro che porti? Forse ti conviene recuperare subito un'arma più grande. Per cosa? Vuoi andare a cercare Ali? Non ancora. Questi sono solo la metà dei miei uomini. Gli altri sono tenuti prigionieri al porto, più avanti, sulla strada. Non abbiamo i numeri per lanciare un attacco. Se vuoi salvare i tuoi uomini, dovremo adottare un approccio cauto. Andrò io in silenzio. Di ai tuoi uomini di prepararsi a scortare i fuggitivi. Voi altri ragionate tutti allo stesso modo. Ma è un buon piano. Vabbè ragazzi, io direi che dopo aver contattato il tizio ci fermiamo qui per questo episodio. E nel prossimo cercheremo di liberare i ribelli e vedere un po' quello che riusciamo a fare. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.